Hey Cooge, benvenuti in questo nuovo video di SanAndraLink91 ed oggi siamo nel primo episodio di Inazuma Eleven SD, nuovo videogioco in collaborazione tra Level 5 e Creeware. Insomma, è un titolo che si aspettava da ottobre, però è stato più volte rimandato e finalmente gennaio 3 è uscito. Quindi direi di non perdere ulteriore tempo e cominciare subitissimo l'avventura. Qui dice che bisogna accettare i termini e le condizioni di utilizzo, ma lo dicono per tutti i giochi, quindi non fa eccezione in Inazuma Eleven. I server sono operativi, sono le 6 del mattino e, insomma, da noi sono le 6 del mattino, in Giappone sono le 2 del pomeriggio. Ah, questo è se vogliamo creare un account per passarci poi i dati. Beh, io non è... forse anche per i dati esistenti, io non è che abbia dati esistenti, ma... Infatti, se abbiamo un account level 5... possiamo appunto inserirne o crearne uno per poi poter recuperare i dati in un successivo momento. Ok, a questo punto selezioniamo di no. Bene, possiamo cominciare. Allora, qui in alto c'è il menu, che ovviamente contiene tutte quante le impostazioni, tipo musica del background, ovvero la musica normale, voice, le voci e ovviamente gli effetti. Direi che ho giocato anche troppo con le impostazioni. Tuffiamoci nel mondo di Inazuma Eleven SD. Inseriamo il nostro nome, ovviamente, nostro o di chi ci pare. Dato che ci entra è troppo bello, no? Link 91. Inoltre cerco anche di non parlare troppo forte perché sono appunto le 6 del mattino, quindi ho voluto iniziare a registrare appena aperti i server. Meno male che l'hanno mantenuta questa promessa di aprirli alle 6. O meglio, le 2 giapponesi, ma... un download addizionale di 140 MB. Prego, devo ammettere però che è stato piuttosto veloce. Va bene. Quindi questa è la mappa di gioco, la prima. Ok, sì, sono Link 91, questa è la prima partita. Endosan, ok. Ok, perfetto, quindi ora ci insegneranno le basi per giocare in Inazuma Eleven Subbuteo. Essenzialmente questo è il Subbuteo, ragazzi. Non so se avete visto i trailer, ma è chiaramente il Subbuteo. Stile in Inazuma Eleven. Perfetto, cominciamo subitissimo, dai! Ovviamente tutto quanto con il tocco. Non ho energia per giocare, però. Come faccio? A meno che... ah no, ce n'ho 5 sopra. Quindi quella che mi segna sotto forse sono le partite che ho giocato. Interessante la schermata di Endo che si approccia ad entrare in campo. Spero che la mantengano anche in Ares. O nella strada degli eroi, il cammino degli eroi o quello che sarà. Che spero facciano uscire in contemporanea mondiale perché lo stiamo aspettando troppo, dai. Si saranno resi conto che anche gli europei, che poi in Europa è dove Inazuma Eleven macina più soldi. In generale. No, kick off. Allora, avrei una mezza idea su come giocare. Però penso che ovviamente faranno un tutorial. Sì, so dove si segna, lo vedo. Quindi, a chi tocco passa la palla. Ah no, per forza... per forza Arion, ok. Quindi... Somioka verrebbe bloccato se la passassi a lui. Quindi io premo... ah, devo trascinarlo per distruggere il poverino lì, Todd Kurimatsu. Ah, quindi funziona anche con le sponde. Vabbè ragazzi, è un po' che non gioco su Subbuteo. Possiamo bloccarlo con Soyokase Step. Chi vince, chi vince, chi vince? Vinco io, ovviamente. Bella. Certo, certo, vabbè, non è ovviamente Inazuma Eleven per 3DS o DS, ma ehi. Quindi, Somehoka potrebbe già tirare? Dragon Crush! Dragon Crush! Vediamo un po' che combi... oh, Jack potrebbe bloccarlo con muro di roccia. Sì, il tiro può venire bloccato, questo lo sapevo. 64 perde, bene. Ah, però perde potenza.
Ah, la para. Accidenti a lui. Vediamo un po' dove si ferma. Uff. Non riceve il bonus, però penso che la para comunque, certo. Allora, penso di iniziare a capire come funziona. Va bene. Ok, quindi ora loro... Oh, cavolo. E però... Blocchiamola, blocchiamola, blocchiamola. The wall. Più basso, però intanto almeno diminuito la potenza. Godohando. Vai, Endo, parala. Vediamo un po' il bonus. Dai. Alla grande, alla grande. Dai, non possiamo perdere. Questa è scriptata, non possiamo perderla. Allora. Quindi ora. Devo prendere la stella, mi sta dicendo il gioco. Superiamo JP. Grande. Ok, ah, quindi si può saltare l'animazione, ok. Non era mia intenzione farlo, ma è andata così. Ma per forza sto Mioca? Ok, perfetto. Ecco, possiamo tirare appunto con Asto, ma non dice Shining Bird. Perché non lo dice? Io mi deprimo. Ok, non deve riuscire ad aumentarsi il totale. È così facile? Gliela fai? Ok, niente, però gol! Primo gol! Ok, perfetto, ragazzi. Il primo gol è andato. Fine anche primo tempo. Bene, molto bene. Ok, ragazzi, non so che è successo, ma ho finito la partita ed è crashato il programma per registrare. A caso. Spero di aver comunque ricevuto le ricompense perché era finita. Ok, forse me le conta, sì. La vittoria me l'ha contata sicuro. Abbiamo il primo forziere col tesoro. Cosa ci dà? Indomamoru! Abbiamo Arion. Ah, forse la squadra che abbiamo usato. Asuto Inamori! JP. Va bene, non male. Insomma. Per quanto JP possa essere utile. Ma JP è forte. Però... È un personaggio particolare. Cioè... È forte, però non lo terresti in squadra. Abbiamo ricevuto i manager che abbiamo in Orion, tranne Anna. Abbiamo la gacha, ovviamente. C'è la gacha anche in questo in Azume Eleven, non può mancare. Abbiamo 3000 punti passione. Naked Point. Ok, a questo punto qui possiamo usare le monete in Azuma. E a quanto pare si possono... Possiamo trovare in Osaka? Ma io non ho monete. Come le guadagno? Come le guadagno? Curia! Vai, centro perfetto. Vediamo un po' che ci capita qui. Oh, questo è forte, questo è forte. Ok. C è, quindi è molto forte. Livello E, ok. Attenzione. Wow, non male, non male. Non male. Quindi ora andiamo nel team. Quindi come vedete la squadra deve essere composta da almeno un attaccante, due centrocampisti, un difensore e un portiere. E uno di supporto? Sì, anche uno di supporto, forse di riserva. Quindi lì si va avanti e qui lo stesso.
Ok, ho due strade da scegliere, ma mi fa scegliere solo quella. Quindi, a destra si va avanti con la storia e qui con le side quest. Oh, quindi se entriamo ogni giorno poi riceviamo anche le ricompense. Perfetto, quindi quella era la ricompensa. Cioè, tante ricompense, non una. Tante. Ci sono quelle settimanali e quelle appunto mensili. È un po' come Yo-Kai Watch, puni puni. Ci abbiamo anche la ruota. Ok, primo giro 0 punti, perfetto. Non ci costa nulla. 200 punti, ok. Ah, che bello! Abbiamo la selezione mondiale. Allora, nello shop, forse posso andare a prendere un'altra gacha. Non si sa mai che possa uscire qualcosa di bello. Io incrocio le dita. Vai! Attenzione! Potenza! Non acquisterò assolutamente con moneta reale le monete per slottare personaggi. Non, per il momento no. Non ora. Poi magari quando farò un video apposito, se lo farò, allora sì. Poi possiamo anche comprare vari diorama, ho visto nello shop, ma non è per il momento. Possiamo andare anche direttamente alla prossima partita, ma penso che per questo primo video possiamo anche concluderla qui, Kuj. Vedete, già qui abbiamo più livelli da affrontare, ma come ho detto, li faremo nel prossimo episodio. Kuj, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!